questo evento pallavolistico appunto per incentivare così il movimento giovanile, soprattutto il settore femminile. Un torneo a gironi strutturato con due set fissi in modo tale che ogni ora si possa svolgere una partita per ottimizzare i tempi e riuscire nell'arco della giornata a far partecipare tutte le squadre in modo attivo e in modo continuativo. Di questo gruppo meraviglioso di ragazze dai 12 ai 14 anni e della Roma 7, è una società sportiva del settimo municipio. Siamo in procinto di affrontare le fasi finali sia del campionato Under 14 WISP che della 14 FIBAB di eccellenza. Con il successo della nazionale italiana femminile è normale che poi il movimento sportivo pallavolo prende piede fra queste ragazzine e ragazze che non dico vogliono emulare, ma insomma prendono ad esempio queste ragazze e quindi la loro esperienza positiva. Tante di loro vanno a vedere per esempio gli allenamenti all'acqua acetosa della pre-juniores nazionale, insomma sono il loro idolo, il loro obiettivo. Abbiamo già giocato le prime due partite, ovviamente noi siamo i padroni di casa, quindi insomma questa manifestazione ci fa particolarmente piacere ospitarla. E il bello di questa manifestazione è che siamo sei società, vedo che subito abbiamo legato tutti quanti, è un bel divertimento insomma che durerà tutto il giorno. Noi siamo molto orgogliosi insomma di ospitare questo tipo di manifestazione, ce ne siano nel futuro insomma altre, speriamo. Il volley femminile sicuramente negli ultimi tempi è veramente, come sport femminile, credo che sia insomma al top. Noi a livello giovanile stiamo facendo proprio un lavoro per crescere le ragazze, abbiamo delle ragazze di età diciamo più piccole rispetto alle altre, però stanno crescendo bene, si impegnano, soprattutto stanno capendo bene lo spirito con cui affrontare queste manifestazioni.